Allora, risposte elettori veloci. Innanzitutto sto assegno qui è finto, eh. Piacerebbe uno stimulus check di 35.000 dollari. No, ve lo potete fare tutti anche voi, ma basta che andate sul sito bankofobama.org. Però gratis ve ne potete fare solo uno, quindi fatelo bene. Fatto uno scherzo, tenenene. Allora, risposte elettori veloci di Matteo Cifl. Salve, ho visto per curiosità i tuoi video, parli un po' dell'America, non capisco perché l'audio è completamente rovinato. Allora, i video vecchi, YouTube ha fatto un casino, non va più l'audio, non so. Mi piacerebbe aver ascoltato un tuo commento, in quanto da poco vivo a Miami, devo dire, non ho ancora messo recidivi di fine. Che vuoi sapere? Fammi la domanda, no? Miami, bello. Miami bello, però... non so. Italy the best. Ciao. Allora, innanzitutto volevo dire che io non sono esperto di tutto. La gente mi chiede sempre un casino di robe, ma io non so tutto. Io so, poi io so fare un casino di cose, un miliardi di cose, ma poco. Cioè, come sono modestamente so fare moltissime cose. Quindi cioè, spesso non mi specializzo in una cosa. Pensi che adesso vorrei comprare anche i colori, i quadri, le tele. Perché, cioè, vorrei fare dei quadri. Però non l'ho ancora fatto, perché lo so come fa a finire. Che lo compro, faccio un quadro e poi non ne faccio più. Quindi, lui mi chiedeva, ad esempio, dove posso comprare un dominio. Ecco, vedi, una stronzata, ma non lo so. Cioè, lo so, però non so quale indicazione darti, perché io i domini non li compro mai, li compro uno che lavora con me, che lui è l'addetto dell'hosting, scambiamento domini, trasferimenti, e lui li compra, ma non so dove li compra, Network Solution. Io sì, ho comprato il mio da, avevo l'host da DreamHost, però lo sconsiglio. Lo sconsiglio perché l'ho comprato per due clienti, dopo non andava più, era sempre giù, quindi lo sconsiglio. E poi i domini che ho comprato li compravo tramite quello, hosting, però non so, comunque il dominio devi comprare, ma devi comprare anche l'hosting. Allora, stavo pensando un sito semplice, ma nel complesso all'avanguardia, bello. Mi servirebbe una mano per i momenti buchi gratis. Non ho buchi gratis. Dato che il clan è nato per passione dei giochi. Vorrei sapere cosa consiste per il dominio, non so. Poi ci vuole anche l'host. Comunque io, siccome consigliare una cosa facile, consiglierei, non so, un WordPress. WordPress ti dà il tema, cerchi il tema. Sono miliardi di temi, trovi quello bello. Facile. Facile. Fabio Della Rocca. Ciao. Tutto che foto salute qui, ma vorrei vedere la visione totale. Fino a un mese fa YouTube manco l'HD andava. Adesso quindi i video tutorial li registravo col sistema lì zoomato, un po' incasinato. Adesso quando farò altri tutorial li farò in HD a pieno schermo. Sì, ne farò ancora. Ciccio Cardullo, casinato, le posto di Palermo. Se io compro online, per esempio, un notebook, posso prima acquistare o configurare un processore tipo schermo, tastiere, altre cose a mio gusto, reazione, ma alto. Oppure hanno quel tipo di nome. Se io compro online, per esempio, un notebook, posso prima di acquistarlo configurarlo con RAM, processore, schermo, tastiere, altre cose a mio gusto? Sì. Posso, in relazione a quanto voglio spendere, ma allo store, il resell, il negozio, posso fare la stessa cosa? Sì, però devi aspettare, perché ovviamente non ce l'avranno lì. Oppure hanno tipo... no, sì, puoi modificare le caratteristiche. So che dopo si vede che non ce l'hanno in negozio,
oppure ci mettono troppo tempo a modificarlo. Allora, non so io, non so io. Sì. Go. G-Toast, che ha praticamente una bandiera, c'ha la bandiera dei gay, quella arcobaleno, e sopra c'ha una mela. C'è la mia cosa, quindi quella lì a San Francisco, bellissima. Sfogliando il vero io ho trovato il tuo sosia. Ah sì, quello, uno degli Eagles. Non è vero, non assomiglia assolutamente a me. Io sono molto più bello. Schiz Milano. Ciao, non so se fai tempo a rispondere a questa email. Ehi, cosa urgentissima, l'ho letta un po', però non ho risposto all'altone, perché mi è sembrata una cosa non troppo urgente da dovermi alzare dal divano mentre stavo guardando Man vs. Wild. Volevo chiederti se mi potevi spiegare come si fa a far partire in automatico i video quando apri il canale. Non lo so, è stato YouTube a metterlo, chiedete a lui, io non ho fatto niente. Hanno detto che quando uno c'è un casolino di video glielo fanno automatico, ma io non ho toccato niente, non so. Pachitube 86, ciao, volevo chiederti, che parliamo un po' di hosting, cosa ne pensi dell'hosting Windows? Allora, di quello che so, l'hosting Windows fa cagare. Se volete un hosting, prendete sempre Linux. Non perché sia un fan del Penguin, però un casino, adesso che sto facendo sempre con Expression Engine, o con Windows, col server che c'è quello lì che ce lo dà dei Windows, tutto un casino. Poi, tutte le volte che bisogna avere dei permessi sui file, bisogna chiamare lui, che lo deve fare lui, perché direttamente da Dreamweaver c'è la funzione, non va. Poi i permessi sul file non ci sono, non esistono. L'HTT access non esiste. Vabbè, ci sono altre cose similari. Poi un casino di robe non mi vanno. Quindi, sconsigliatissimo. Quindi PHP funziona meglio su Linux. Però se volete fare un bel sito ISP.net, che ISP.net è un linguaggio, un framework, come lo chiamo? Una volta ho detto è un linguaggio di programmazione, hanno detto non è un linguaggio di programmazione. Vabbè, quella cagata lì di ISP.net è difficilissimo da fare. Anche ISP è difficilissimo da fare. Se dovete mandare un'email da un form, ho tentato l'altro giorno perché uno per forza lo vuole in ISP. Una pagina di casino, non si capisce niente, devi dichiarare tutte le variabili. In PHP, tre linee, mail, mandalo lì, soggetto, quello, finito. In 10 linee massimo in PHP lo fai tu. Con ISP un casino. Basta, mi hai rotto, sei proprio un imbecille. Steve Ballmer, sei proprio un imbecille. Allora, volevo sapere inoltre se conosci delle piattaforme di e-commerce, economia o soprattutto... Beh, io quello che ho detto di e-commerce uso sempre uno che non è cioè è economico, però è a pagamento, costa $150. Mi piace anche perché è semplice, secondo me, da fare. Li scarico da e-commercetemplate.com. Però ci sono anche soluzioni gratis che non ho mai usato, tipo Zencart. Ci sono un sacco di e-commerce gratis fatti in PHP, ma no, non lo so. Non ne ho mai usati. Quello che uso io va bene, c'è anche un sacco di funzioni, molto simpaticamente. Sempliciotte! Ah, il mio non è molto semplice. È sempliciotto perché fa tutto con gli include. Fai tutta la tua bella pagina di design come vuoi, poi ci schiaffi l'include dentro a posto. Però ci sono un sacco di parametri che devi andare a configurare manualmente. Ad esempio, se vuoi la pagina in tre categorie o tre colonne, devi metterci dei cosini dentro. Però poi non è ultra modificabile, c'è quel template lì, te lo tieni. Quindi o c'hai gli articoli su una colonna o su tre colonne, finito. Non è che lo puoi fare su quattro colonne. Prossima, veloce. Questo no. Niente, Faina. Niente, non ho più tempo di rispondere alle altre domande. Risponderò la prossima volta. Devo sapere se conosci Sempliciotte. Bla 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 bla. Non lo so. Allora, per il momento è tutto. Ciao a tutti.